Alla fine ha prevalso la volontà popolare. I fuochi che decreteranno la chiusura dell'edizione numero 363 dei festeggiamenti in onore del Santissimo Sacramento si terranno regolarmente sabato 29 giugno. Infatti, su richiesta del sindaco Vincenzo Servalli, l'ente Montecastello, che in un primo momento sembrava irremovibile sulla sua decisione di sparare i fuochi domenica 30 giugno, sia per evitare la concomitanza con lo spettacolo pirotecnico in programma a Cetara il giorno 29, che per prolungare di un giorno i festeggiamenti, ha deciso di fare un passo indietro. Lo spettacolo pirotecnico quest'anno vedrà un prologo affidato ai fuochisti cavesi Gerardo e Matteo Bonfiglio, a cui seguirà la gara tra i fuochisti Matteo Mauro di Baronissi e Antonio Sorrentino di Palma Campania. Una giuria decreterà il vincitore. La decisione di spostare i fuochi alla domenica nei giorni scorsi aveva scatenato in città un vespaio di polemiche, messe a tacere nelle scorse ore dal decisivo intervento del primo cittadino. Intanto resta da sciogliere ancora il nodo benedizione dei trombonieri con la diatriba ancora in atto tra l'ATSC e l'Associazione Culturale Cavalieri della Bolla Pontificia, i quali nei giorni scorsi hanno confermato la loro indisponibilità ad accettare la proposta che gli era stata prospettata, ovvero di partecipare alla manifestazione senza pistoni. Sì, ci sono, litigi tra i vari gruppi, questioni di principio, alcune delle quali fondate, altre un po' meno, e ovviamente se per la disfida dei trombonieri e per altre manifestazioni io sono potuto intervenire con atti amministrativi nei quali abbiamo chiarito come dal nostro punto di vista si devono svolgere delle manifestazioni, sulla base anche di un inquadramento quanto più possibile legato alla storia, anche se si tratta ovviamente per quanto riguarda la disfida di folklore, ma che comunque si è consolidato nel tempo. Per quanto riguarda la benedizione dei trombonieri, ovviamente è una competenza fondamentale di Sua Eccellenza il nostro arcivescovo Orazio Soricelli. I sindaci non fanno le benedizioni. Io do tutta la disponibilità, l'ho data già, ho partecipato ad una riunione a Sua Eccellenza il Vescovo di trovare la strada per fare in modo che questa festa così importante che deve unire la città e non la deve dividere si possa fare serenamente, e quindi spero nei prossimi giorni che grazie alla saggezza, grazie alla capacità di persuasione del nostro arcivescovo tutti i gruppi si possano rendere conto che queste polemiche fanno soltanto male alla nostra città.